Il Consiglio regionale traccia il bilancio del terzo anno della legislatura, 48 sedute e 50 leggi approvate, compresa quella che istituisce lo psicologo di base, tante le iniziative dedicate ai giovani. Il 73% degli psicologi toscani segnala un aumento delle richieste di consulto, nell'ultimo anno crescono i disagi manifestati da adolescenti e giovani adulti, è quanto rileva uno studio condotto dall'Ordine degli Psicologi della Toscana tra i propri iscritti. Approvato a maggioranza il bilancio 2022 adottato dall'ente parco regionale della Maremma. Il Mondo Errante è il titolo della quinta edizione del Foiano Book Festival tra letteratura, musica ed arte a 360 gradi. Il bilancio del terzo anno di legislatura. Il Consiglio regionale traccia il bilancio del terzo anno della legislatura, cominciata nella tempesta della pandemia nell'autunno 2020 ed ora proiettata verso gli ultimi due impegnativi anni della sua durata. Il presidente Antonio Mazzeo, affiancato da tutti i consiglieri dell'ufficio di presidenza, ha salutato l'apertura del rinnovato sito istituzionale, più interattivo e di più facile accesso per i cittadini, e ha presentato una pubblicazione che raccoglie numeri e tratti salienti dell'attività del Consiglio regionale. Negli ultimi 12 mesi sono state 48 le sedute dell'Assemblea legislativa, il tasso medio di presenza dei consiglieri è stato del 95,2%. I provvedimenti legislativi approvati sono stati 50, a fronte di 81 testi di legge trattati, 112 le proposte di deliberazione, di cui 104 approvate, 404 le mozioni, di cui 88 messe al voto e 66 approvate. Intenso anche il lavoro delle commissioni e dell'ufficio di presidenza, che dall'aprile scorso è stato allargato a 7 componenti. Grazie alle leggi approvate su iniziativa del Consiglio regionale, in Toscana è stata introdotta la figura dello psicologo di base, si è dato ulteriore impulso alla promozione delle comunità energetiche di base. Con il bando Rigenerazione Toscana sono state finanziate molteplici occasioni di promozione e inclusione sociale e culturale. Prosegue inoltre Toscana 2050, progetto voluto dal Consiglio regionale in questa legislatura per costruire una visione della Toscana del futuro. I primi risultati sono stati presentati in 3 eventi pubblici, a Firenze, a Rimini all'interno della rassegna We Make Future e a Pisa. Il primo anno davvero di ripartenza in cui siamo tornati a riunirci sempre qui in Palazzo del Pegaso. Permettetemi innanzitutto di segnalare un dato, 96% di presenze dei colleghi consiglieri regionali, grande attenzione al lavoro d'aula, al lavoro delle commissioni, due iniziative, due leggi di iniziativa consiliare, una sullo psicologo di base, una legge di civiltà, una legge che in tutta Italia hanno deciso di voler prendere a riferimento. Una legge di cui andare orgogliosi. E poi un'altra, che è quella sulle comunità energetiche rinnovabili. Anche questa è diventata apripista per tante leggi simili in tutta Italia. E poi il lavoro sulle giovani generazioni. Abbiamo posto grande attenzione a loro. Qui abbiamo dato opportunità ai giovani, per esempio con iniziative di legge. Siamo stati a servizio della nostra comunità, portando le imprese in America, consentendo la crescita degli imprenditori, creando anche le relazioni con tutto il mondo dell'associazionismo e creando del Consiglio regionale quella casa dei toscani dove si può non soltanto visitare ma si può entrare in relazione appunto con le istituzioni toscane, quindi un ruolo istituzionale che è stato diciamo a margine della nostra attività di carattere politico ma sempre unitario, sempre cercando di mettere nelle condizioni tutte le forze politiche di poter lavorare bene. La sinergia che vi è tra istituzioni deve essere un valore che deve essere perseguito tutti i giorni, magari aggiornando anche operativi come regolamento, statuto. È una battaglia quella di poter far sì che la regione toscana sia all'avanguardia su tutto, che dobbiamo portare avanti concretamente in modo sincero e schietto tutti i giorni. Questo è quello che dobbiamo assolutamente fare. Posso dire che è stata coltivata bene la memoria. È un valore, il valore della memoria, che è un valore determinante non soltanto per il giorno del ricordo, la giornata della memoria, ma anche la strage dei cergofili 30 anni fa. Ecco, una commissione importante, quella controllo e garanzia. Qual è il bilancio che si può fare di un anno di lavoro, di attività?
È un bilancio importante, abbiamo ascoltato tanti dei nostri interlocutori, coloro che guidano gli enti e le società partecipate a cui la Regione appunto ha conferito mandato e patrimonio per svolgere determinati servizi. Ci sono tante situazioni complesse da affrontare, dalla situazione delle terme, in particolar modo Terme di Montecatini S.P.A., Fidi Toscana, Firenze Fiera, situazioni in chiaroscuro in cui la Commissione trasversalmente ha posto domande cercando anche insieme delle soluzioni. In più il compito naturalmente di verificare il bilancio consolidato dell'ente e il bilancio e il rendiconto, diciamo, e va poi con la procedura di parifica alla Corte dei Conti, e anche la volontà di dire la nostra sul patrimonio, perché la Regione ha un patrimonio enorme, sia di beni materiali ma soprattutto immateriali, e tantissimi beni immobili che dovranno essere oggetto di un'attenta rivisitazione, scegliendo ciò che è strategico da ciò che non lo è, cercando quindi di razionalizzare la spesa e di rimettere quante più risorse possibile al servizio dei cittadini. La pandemia aumenta il disagio psicologico. L'uscita dalla pandemia, che ha lasciato strascichi importanti, l'affacciarsi della crisi energetica e il boom dell'inflazione, così come la difficoltà a trovare alloggi fuori dalla famiglia, che hanno minato la sicurezza economica acquisita o da acquisire. Le guerre e i disastri ambientali a plasmare paure inedite. È quanto rilevano nel loro lavoro quotidiano gli psicologi della Toscana, che hanno risposto ad un questionario promosso dal loro ordine professionale. L'indagine sulla salute psicologica nel post-pandemia, relativa al periodo marzo 2022-marzo 2023, presentata in Consiglio regionale, registra per il 73% dei professionisti un incremento delle richieste di prestazione psicologica. Tra le problematiche più frequenti emergono la sintomatologia ansiosa, 50%, seguita da problemi relazionali per il 20% e la sintomatologia depressiva, 11% dei casi. La fascia di età in cui è stato rilevato un maggiore incremento di richieste è quella tra i 20 e i 30 anni, seguita da preadolescenti e adolescenti. Tra i giovani, in particolare, viene segnalata una maggiore richiesta di aiuto per la presenza di abuso digitale e dei social, 75%, di dipendenze patologiche, 53%, disturbi del sonno, 56%, e disturbi ossessivo-compulsivi, 53%. Siamo ritornati di nuovo nelle relazioni, siamo ritornati a scuola, è passato il Covid, in realtà quell'ansia, quella depressione e tutta una serie di ricadute legate a quel periodo di difficoltà grande che i giovani e che tutta la popolazione ha vissuto, si ritrova oggi con un assetto psicologico veramente molto precario. I giovani hanno molta paura di stare nelle relazioni, spesso vanno incontro a ritiro sociale, isolamento, hanno disturbi del sonno, disturbi anche sotto forma di autolesionismo, anche disturbi alimentari, e siamo molto preoccupati, dobbiamo intervenire perché le paure si affrontano, si ascoltano, e l'ascolto deve essere quello competente della famiglia, che deve essere supportata, perché anche la famiglia sta in una situazione precaria, non è che le famiglie e i genitori si trovano in una situazione avulsa da quello che è successo durante il Covid. Quindi aiutiamo le persone, ascoltiamo i nostri giovani, e quindi è importante intervenire tempestivamente, precocemente, in prevenzione, per evitare che questa paura diventi poi ansia, depressione e tutta quella sintomatologia che l'indagine raccoglie. Noi abbiamo voluto per primi approvare una legge che istituisce la figura dello psicologo di base, una legge che dobbiamo finanziare ancora di più e meglio. Questa è una legge di civiltà, tanto che altre regioni italiane hanno seguito la nostra proposta, perché la salute mentale è importante quanto la salute fisica. Ce lo dice purtroppo questi risultati, ci dicono che la pandemia, la guerra, ma anche l'utilizzo dei social network purtroppo influiscono tanto sulla vita delle ragazze e dei ragazzi. Siccome il nostro obiettivo è costruire dei cittadini del futuro, che siano cittadini con una capacità di saper leggere il presente in maniera più critica, dobbiamo costruire tutte le condizioni perché davvero tutto questo sia possibile. Il tipo di ansie, di fobie, i bisogni di assistenza psicologica sono importanti, e quindi da parte nostra come Consiglio regionale, quello che abbiamo già detto a partire dagli Stati Generali della Salute, è che quando si stanno costruendo le case di comunità, quindi il servizio territoriale, dobbiamo considerare la competenza psicologica
come una competenza essenziale, così come quella dell'assistente sociale e del medico di base. E abbiamo fatto appunto quella legge, la legge dello psicologo di base, perché la Toscana si caratterizzasse fin da subito con questo elemento. In tutta Italia si costruiscono case di comunità, noi le vogliamo già con quella competenza psicologica. Ente Parco Maremma ha approvato il bilancio. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato a maggioranza, con il voto di astensione dei gruppi di centrodestra e il voto contrario del Movimento 5 Stelle, il bilancio di esercizio 2022 adottato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Regionale della Maremma lo scorso maggio. Nel conto economico 2022 il valore della produzione dell'ente parco regionale della Maremma è pari a 2.368.000 euro, il 12,5% in più rispetto al 2021. I costi della produzione ammontano a 2.029.000 euro, il 7,8% in più rispetto all'esercizio precedente. L'utile, 283.000 euro, viene destinato per il 20% a riserva legale per eventuali perdite future, mentre l'80% il parco chiede di mantenerlo nella disponibilità dell'ente per spese di investimento, come le piste ciclabili e la ristrutturazione del centro visita del parco. Analizzando i contributi in conto esercizio, la Regione Toscana interviene con 1.446.000 euro, ovvero per il 61% delle entrate del parco. I ricavi di circa 500.000 euro diminuiscono soprattutto per gli effetti post-pandemia, con una riduzione degli ingressi e per il blocco della cattura degli animali per gli effetti della peste suina. L'ente Parco della Maremma si conferma una bella realtà, un ente che ha un bilancio positivo, anche se è stato un pochino inferiore rispetto ai momenti del Covid, dove le persone erano ancora di più sul nostro territorio, però il bilancio è positivo non soltanto dal punto di vista economico, ma è positiva anche la programmazione che si pensa di fare all'interno del Parco Ente della Maremma. Quindi una splendida realtà che deve andare avanti, e devo dire che oggi la discussione in aula diciamo che ha portato delle lodi anche da parte dell'opposizione per come si pone, per come è attrezzato e per quali sono anche i programmi di ampliamento sulla sentieristica che c'è all'interno del parco. Sul Parco della Maremma noi abbiamo voluto dare un segnale positivo, siamo stati come commissione a visitare quella struttura, abbiamo parlato con chi dirige il parco alla presenza anche degli amministratori locali che si trovano bene con questo ente che è discretamente gestito. Infatti da un punto di vista di risultati positivi c'è la tenuta dei conti, il rispetto dei tempi, perché in Consiglio regionale a volte arrivano bilanci di previsione con ritardo di 2 o 3 anni, in questo caso oggi approvavamo con il nostro voto di astensione il bilancio consuntivo 2022, ci sono però anche alcune ombre legate per esempio alla mancanza di personale sufficiente, questo ci è stato detto dagli enti, dai soggetti che gestiscono il parco, così come una mancanza di monitoraggio continuo della spesa, per cui ci sono degli sfasamenti all'interno della gestione che sono stati segnalati dagli organi di controllo. Abbiamo verificato che intanto c'è un bilancio in positivo, seppur forse da un certo punto di vista quasi troppo in positivo, e quando c'è un bilancio molto in positivo di solito, come abbiamo rilevato, c'è anche un problema di programmazione. Però il Presidente del Parco ci ha rassicurato da questo punto di vista che così non è, è una situazione un po' eccezionale di questo anno e quindi anche la gestione delle risorse tornerà ad essere, diciamo, programmata in modo ottimale. Quello che ci ha invece posto qualche dubbio è il fatto che non c'è stato, lo abbiamo verificato, il voto della comunità del parco, cioè la comunità del parco non si è espressa. Anche qui il Presidente ha dato delle rassicurazioni facendo notare che è prassi, come dire, non intervenire, però sotto questo profilo riteniamo che invece sarebbe utile che la comunità del parco esprimesse e esercitasse quello che è il suo ruolo. Torna il Foiano Book Festival.
Dal 3 al 19 novembre si tiene il Foiano Book Festival, rassegna promossa dal Comune di Foiano con la partecipazione della Regione Toscana e della provincia di Arezzo. Il festival, che propone l'incontro con autori sia di livello nazionale che emergenti e indipendenti, insieme a spettacoli di tipo concertistico, teatrale, cinematografico, è cresciuta negli anni. Il Mondo Errante è il titolo di questa quinta edizione per un festival di esplorazione culturale che pone lo sguardo su diversità, avventura e viaggio. Un festival che nell'edizione 2023 si propone di celebrare la letteratura, l'arte, la musica e la cultura di diverse parti del mondo. Il Mondo Errante si ispira ad un personaggio emblematico della letteratura, Don Chisciotte. Siamo partiti da artisti locali fino ad arrivare a concerti come quest'anno nazionali. Il pubblico risponde in massa, siamo veramente felici quest'anno tra gli ospiti che abbiamo, mettendo sempre nel nostro cartellone anche artisti locali o artisti comunque emergenti, insieme poi a personaggi affermati. Quest'anno abbiamo 4 premi Strega, abbiamo un premio Campiello, abbiamo artisti di fama internazionale come Neri Marco Re, Paolo Rossi, l'attore Edoardo Leo, Stefano Massini. Quindi tanta carne al fuoco per un mese che per Foiano è diventato veramente importante. È sicuramente una soddisfazione, un onore e direi quasi doveroso il supporto della Regione Toscana ad una manifestazione che fa delle varie attività culturali un punto d'incontro, un punto di riferimento che appunto si svolgerà a Foiano. Quindi l'invito è davvero ad andare, a frequentare, a gustare e partecipare al Book Festival.